La parete di camera mia sta diventando piena di cereali. Tocca solo scegliere quello per fare colazione. Io prenderei questi qua. L'ho messo sulla moka perché purtroppo ho finito le cialde e qua nel mio comune si può andare a fare la spesa in ordine alfabetico. E io essendo uno dei primi, quindi barbuto, sono barbuto, barbuto è sempre piaciuto, posso andare il lunedì e il venerdì. Solo che ieri era lunedì, sto registrando il martedì ed era Pasquetta, quindi era chiuso. Tra l'altro è una cosa stranissima perché comunque solo nel mio comune si va a fare la spesa in ordine alfabetico. Sono inventati sta roba, questa quarantena. Allora mettiamo i nostri Fruit Loops. Vedete qualche Choco Crave? Non spaventatevi, li ho aggiunti io. Questi qua sono davvero buoni, sono tutti coloratissimi. La moka è pronta, aggiungiamo il caffè. Ecco qua, aggiungiamo il latte. Ecco qua, sta cadendo tutto. Io sono barbuto, ma non ho la barba. E barbuto è sempre piaciuto. Da ora passerò le prossime 24 ore mangiando solo cereali americani. Quindi ogni volta mi verrà fame, o dovrò pranzare, o dovrò cenare, dovrò fare merenda, dovrò fare spuntini. Solo ed esclusivamente cereali. Mi verrà un mal di pancia incredibile, dato tutto il latte che berrò e i cereali che mangerò. E mi sono svegliato da poco, quindi il primo passo della giornata è la colazione. La colazione io in genere la faccio con i cereali, non so voi. Quindi questo per ora è normale. Io in genere i cereali li mangio solo la mattina e qualche volta la sera, quindi non ho mai provato sta roba di fare anche pranzo, cena e spuntini e merenda con i cereali. Oh no! Eh? Questa quarantena sembra non finire mai. Pasqua Pasquetta abbiamo fatto grigliata giù in giardino. Magari fatemi sapere cosa avete fatto voi durante Pasqua Pasquetta, se siete riusciti a festeggiare. Invece se siete pochi in casa, se siete comunque in famiglia, se avete fatto qualcosa. Ok, la colazione è andata. Da quando è iniziata la quarantena sto ordinando un sacco di pacchi su Amazon. Non so dirvi per quale motivo, però allevia lo stress e mi piace ricevere pacchi. Ne è appena arrivato uno, quindi apriamolo. Ho ordinato un botto di robe in questi ultimi giorni, quindi non so quello che è arrivato. Dovrebbero essere tutte comunque decorazioni per la casa, in particolare per la mia camera. Non so come si chiamino quelli lì che comunque sistemano camere, case, però lo sto diventando. E che figata. Ho ordinato un botto di robe al neon, LED, non so quale sia la differenza. Comunque mi è appena arrivato il fulmine. Che spettacolo, che spettacolo. Su tutta questa parete attaccherò un botto di robe. Ovviamente si vede poco perché comunque c'è un sole incredibile oggi, però. Poi mi sono arrivate anche a queste altre cose l'altro giorno. Ho ordinato 4 di queste qua. Per ora me ne sono arrivate 2, solo che ho preso un'inculata. Perché la seconda che mi è arrivata così. Purtroppo non avevo letto, cioè, ho visto che il prezzo era identico, 9,99. Quindi pensavo fossero tipo, capito, uguali. Una è grande, una è una cartolina metallica. La parete di barbuto, sempre piaciuto. Allora, ho messo quei due. Queste. Poi oggi pomeriggio dovrebbe arrivarmene un altro. E lo metterò qui sotto. Qua in mezzo ancora non posso dirvi cosa metterò, ma metterò una cosa bella, bella, figa e grande. Questa parete verrà riempita di neon, targhe americane. Sta venendo davvero figa, anche se in realtà ho messo solo 3 cose. E questo fulmine è davvero, davvero spettacolo. Sono le 12:46, quindi direi che è ora di pranzare. Direi di prendere questi qua. Cup Crunch, Peanut Butter Crunch. Questi qua sono alle arachidi. Qui abbiamo di nuovo la nostra tazza. Qua abbiamo i nostri Butter Crunch, Peanut Butter Crunch. Farò un casino. Farò un casino. Ok, la nostra moka, latte, ci siamo. Allora, la cosa bella di mangiare il cereale a pranzo è che posso mangiare dove voglio. Infatti, per cambiare un po' location, li sto mangiando in cameretta. La cosa brutta è che secondo me a fine giornata due sono le cose: o starò malissimo, o cagherò malissimo. Proprio a spruzzi. Che tutto questo latte e tutti questi cereali, secondo me, non possono fare che male. O no? Ah, questi qua sono buonissimi. Io ci tengo a dire una cosa: dopo aver provato tutti questi tipi di cereali americani, non riuscirò più a mangiare cereali italiani normali. Cioè, questi sono proprio, cioè, di un altro mondo, capite? Il mio dubbio è che mangiandone così tanti oggi andrà a finire che non mangerò più neanche questi. Io già non ce la faccio più. E ogni volta dico: ah, questo video è pazzesco. Poi penso, ma che cazzo me l'ha fatto fare? C'ho già mal di pancia, raga. Posso farti una domanda? Ma dopo farai anche il pranzo o solo quello? No, questo è il pranzo. Ah, questo è il tuo pranzo. Questo è il mio pranzo. Tutto il Oddio. giorno ho fatto colazione, pranzo, farò merenda, cena e spuntino notturno. Ok, raga, ultimo cucchiaio. Ci siamo. E il pranzo è andato. Oddio. Oddio, c'è un vento incredibile oggi. Sono appena sceso in giardino a registrare dei TikTok. Coronavirus.
Qua abbiamo i nostri cereali, perché faremo un TikTok del rapitore. Sono stato rapito e io dovrò impersonificare me stesso, ovvero quello dei cereali. Poco fa ne abbiamo registrato uno fighissimo, dove poverino l'ho ucciso. Faccio vedere direttamente il video da qua, visto che l'abbiamo appena registrato. Dopo questo gioco non mi rivolgerà più la parola. Ti ho fatto male. Mamma, me la piatto 10 minuti fa, c'è ancora, immaginate. E questa è la mega storia di come la mia vita è cambiata capovolta dopo aver colpito il mio amico. Hey. Sono stato rapito. Ciao Giuse, ciao Jack. Sei Jack. Faccio vedere il pezzo del TikTok che abbiamo registrato. Oh sì, bello. Ti fa spaccare. Devo scappare. Aiuto. Jack, riuscirà a scappare? No. Cosa fa il tuo amico? Sono stupido. Sì. Wow, diventerò ricco una volta venduto. Diventerà ricco. Allora anche noi allora. Ciao, ciao, ciao. Ovviamente bello. Tutti i TikTok li vedete su TikTok. No, sono appena tornato su perché sono le 5. È ora di far merenda. E ovviamente con cosa si fa merenda? Con i cereali. Ecco qua, prepariamo un'altra moca. Per la merenda ho scelto questi qua. Oggi cagherò a spruzzo. Qua ho più o meno tutta la mia collezione. Dico più o meno perché ce n'ho tantissimi altri ancora. Ma oggi li proveremo tutti. Oddio che vento. Ah, dato che c'è una bella giornata, ho deciso che questa merenda con i cereali ovviamente la faccio fuori. Così prendo anche il sole, visto che sono bianco come Michael Jackson. Gli spento, mi ha fatto. Comunque, se posso dirvelo, è stata davvero una brutta scelta, perché sta venendo un mal di pancia. La cosa sbagliata è quella che io non riesco a bere latte e basta, no? Io ci devo mettere per forza il caffè. Quindi tutto questo caffè, tutto questo latte, tutti questi cereali faranno venire qualcosa che non è per niente spettacolo. Se vi ho fatto venire fame durante questo video, fatemelo sapere. Se siete nuovi iscritti, iscrivetevi e commentate con hashtag nuovo iscritto. Oh, che bella giornata. Peccato che a noi non frega niente perché non possiamo uscire. Ho cambiato tazza per questa merenda. Per ora ho fatto colazione, pranzato, merenda, con cereali, manca cena e spuntino notturno. Non so se ci arriverò sinceramente. Finiti anche questi cereali. E ora beviamo. Mi sono appena reso conto che all'interno di questo video ci sono un sacco di challenge. Tipo quanto latte riuscirò a bere durante una giornata, quanto caffè riuscirò a bere durante una giornata, quanti cereali riuscirò a mangiare dentro una giornata. E in realtà non è solo cereali americani, mangio cereali americani, latte, caffè. Solo latte, caffè e cereali americani per 24 ore. Bel casino, eh? Sono le 7:46, quindi è ora di cenare. E ho deciso di aprire questi qua che ancora non ho aperto, quindi non ho ancora assaggiato. Un mal di pancia terribile, ve lo giuro. Sto malissimo. Ecco qua. Questi sono tantissimi. Questo dovrebbe essere un unicorno, ma non ci assomiglia proprio per un cazzo. Invece l'arcobaleno è fatto benissimo. Assaggiamo l'arcobaleno. Buono. Che è finito, giuro, l'avevo aperto stamattina. Quindi abbiamo già finito un litro di latte. Ho fatto un casino. Apriamone un altro. Ah, dicono che si inizia a star male dopo tipo 4 tazze, 4 bicchieri di latte che bevi. Questo è il quarto. Buon appetito, ed è anche la mia cena. Queste sono davvero tantissime. Però, a parte quelle colorate che sono super zuccherate, gli altri hanno un gusto ormai di cereali. Ho una faccia da zombie, raga. Ve lo giuro, sto malissimo. No, ce la devo fare, non posso mollare. Ce la devo fare perché manca solo cena, è vero adesso? Spuntino notturno. Se può interessarvi le cause causate dal fatto che stia mangiando solo cereale e latte tutto il giorno, da tutto il giorno, sono che tutto il pomeriggio faccio scoregge a manetta e ho mal di pancia incredibile. Sto malissimo, raga. Piccolo aggiornamento alle 10:32. Malissimo. Malissimo, c'ho un mal di stomaco assurdo. Sono a letto da quando ho fatto la mia cena, quella con i cereali. Raga, non potete capire, c'ho un mal di stomaco. Dai cereali sono distrutto. Ormai tra poco diventerò io un cereale. Ce la devo fare perché manca solo lo spuntino notturno di stanotte. Notturno stanotte. Il video termina, quindi ce la devo fare. Allora, è mezzanotte. Siamo pronti per lo spuntino dei cereali notturno. Non vedo l'ora di finire questo video. Ci siamo? No, non ci siamo, non ce la faccio più. Oddio. Non ce la posso fare, raga. Mi viene da star male solo a sentire l'odore. Mamma mia. Non dormirò mai con tutto lo zucchero che ho assunto in giornata. Non dormirò mai per il mal di pancia che mi è venuto.
Questo è l'ultimo cucchiaio. Raga, sono distrutto. Dichiaro conclusa la giornata in cui mangio per tutto il giorno solo cereali americani. Ce l'ho fatta, sto malissimo, devo assolutamente andare in bagno. Quindi ci vediamo venerdì con un prossimo video, perché ogni mercoledì, ogni venerdì, ogni domenica esce un nuovo video. Attivate la campanella al canale se ancora non l'avete fatto. Non ce la faccio più, raga. Sapete quello che dovete fare. Non ce la faccio più. Ciao.